Siamo nella sede degli industriali di Vigevano, dove da pochissimi minuti si è chiuso una riunione del comitato intercategoriale, richiesta dal dottor Paolo Iozzi, vice coordinatore di Forza Italia Vigevano. L'argomento era il macello. Demolizione sì o demolizione no? Buonasera a tutti. Ma in realtà demolizione sì, demolizione no, non credo che non sia questa la serata per poterlo decidere. Ci siamo confrontati su vari temi, su cui ovviamente il macello era la cosa principale, e devo dire che sono scaturite delle idee o delle linee di principio che comunque hanno contraddistinto il volere comunque della città, dell'intercategoriale e della parte politica di fare un qualcosa che ovviamente ricada sul pubblico interesse e sulle parti sociali della città. Ecco, uno studio di fattibilità quindi per cercare di trovare una soluzione per il futuro di questo contenitore? Beh, io credo che lo studio di fattibilità sia la prima cosa che occorre fare, perché sullo studio di fattibilità si possono aprire ovviamente tutte le varie idee e comunque riuscire a concretizzare tutto ciò che si potrà fare. Presidente dell'intercategoriale Renato Scarano, allora questa sera stiamo riparlando del futuro del macello. Cosa ne pensa di questa proposta avanzata da Iozzi? Sì, diciamo che intanto si è aperto il dibattito, che è importante e fondamentale. Poi bisogna ribadire che non sono solo i 5.000 metri quadri del macello, ma si dovranno aggiungere altri 3.000 metri quadri che sono il lascito pensa. Quindi sarà un'area di 8.000 metri quadri ed è un'area in una posizione che è centrale e fondamentale per lo sviluppo della città. Quindi è giusto ricominciare il dibattito, è giusto anche cominciare a mettere sul tavolo delle proposte, perché non vogliamo che passino altri 30 anni, ecco, prima che si prendano queste decisioni. Ecco, a livello di proposte si è parlato anche di piccolo commercio. Si è parlato di piccolo commercio, si è parlato di rilancio, di rigenerazione urbana, partendo dalla rigenerazione urbana e sociale, soprattutto del centro storico. Abbiamo anche altri esempi, li abbiamo visti nei mesi passati, e ci sono esempi importanti, fondamentali, che sono riusciti a progettare la rigenerazione, la riqualificazione urbana della città e a rilanciare il piccolo commercio. Grazie.